Avete notato tutto questo, la partita, non voglio sembrare un fenomeno ora, però questa è la risposta anche a qualcuno che si è permesso di scrivere delle risiste nella squadra, perché l'Ungravina che è in crisi, o a Nasfa, non viene a tanto, gioca a calcio, segna tre gol. Ungravina è una squadra importante, io voglio rispetto e credo che dopo questa partita ne avrò ancora di più, come lo rispetto a tutti. Questo è molto importante per me, perché poi alla fine della fiera conta il risultato. Uno può dire tutto quello che vuole, però oggi ho vinto 3-0 e fa enorme piacere. I ragazzi hanno il morale mille e ci dà la possibilità di proseguire con un grande entusiasmo. Ripeto, la partita noi l'abbiamo preparata in questa maniera, sapevamo che potevamo fare male sulle ripartenze, come è stato, perché ci aspettavamo un tanto all'arrembaggio. E quindi è venuta fuori la partita che ci aspettavamo. Grazie. Prego. Prego. Quello che aveva detto che nella fase di non possesso questo terreno di gioco ci abbia favorito, però di contro quando siamo venuti fuori con delle ripartenze. E nelle ripartenze se non hai. Ho capito, però se nelle ripartenze non hai la tecnica, ti vanno a far benedire anche le ripartenze. Noi siamo stati bravi a sfruttare tutto quello che ci è stato concesso e a portare un risultato a casa che credo nessuno possa mettere in discussione. Vengo fuori da una famiglia di calciatori, no? Sapete il mio cognome, quindi so che nel calcio basta un attimo che si può capovolgere tutto. E ho voluto continuare su questo assetto tattico perché ci stavamo esprimendo bene, magari Ficarra non ne aveva più, ho messo Bozzi che poteva fare lo stesso lavoro di Ficarra. Senza fare mezzi di parole, l'articolo che è venuto fuori domenica scorsa sulla Gazzetta ha infastidito tutto l'ambiente FDC, tutto l'ambiente giallo-blu, perché non si può parlare, ripeto, di una squadra in crisi, di una squadra che a Nasfa dopo una prestazione offerta in quella di Fasano, dove ci è mancato veramente il fatto di concretizzare quelle 3-4 palle gol, e poi siamo stati puniti da un rigore anche un po' generoso che a parte invertite non c'è stato concesso. Ormai fa parte del passato e comunque le partite come queste qua, come quella di Foggia, come quella di Mitonto, no? Di Fasano stesso si sono preparate anche da sé, perché le motivazioni no, sono a mille, affrontare determinate squadre, squadroni che viene a giocare in un campo del genere che ha un passato, un brassone importante. Non so certamente io a ricordare il Taro, il Foggia o qualche altra squadra che oggi è nel nostro girone. Quando riguarda Romeo ha iniziato con qualche problemino, ha avuto un riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore e per questo l'abbiamo tirato fuori dopo 20 minuti, mi sa. Grazie. Prego. No, volevo chiedere a lasciarci sereni, tranquilli e liberi di esprimersi nel migliore dei modi, possono dire la loro nel panorama calcistico, anche a livello nazionale. Io spero con tutto il cuore che i ragazzi finiscano il loro percorso di crescita con noi, faremo di tutto affinché i ragazzi possano stare con noi fino alla fine, perché come sa adesso arriva il mercato, arriva il periodo più brutto per un allenatore, perché arrivano tante sirene, arrivano tante manifestazioni d'affetto tra virgolette, però noi lotteremo affinché i ragazzi, qualsiasi ragazzo che oggi è con noi, possa rimanere fino alla fine. Tanti tipi di sostituzione, ma non ho voluto assolutamente cambiare l'assetto tattico. Il Modugno monumentale, terzo. Ho voluto inserire Peppe Chiaradia che mi potesse offrire una spinta sulla sinistra, come ha fatto. Ho spostato il ragazzo di Modugno al centro, dove si è ben comportato, non ho avuto la ben minima difficoltà a marcare i signori di centravanti come quelli che hanno realizzato tra le proprie file. Era inutile cambiare modulo, mettere un difensore in più o quant'altro, perché viene a giocare allo Iacovone contro una signora squadra, una grossa squadra, sulla carta sei sconfitto. Però come dico sempre io, il campo giudice supremo, e ho già dichiarato che il Gravina è stato superiore al Taro. Lì se conosci la piazza come... Molto importanti, e comunque ce ne sono state anche altre di partite importanti anche in passato. Oggi sicuramente venire al Comune e vincere una partita del genere è qualcosa di straordinario, ma il cammino è ancora lungo, è molto difficile. Spero di poter vivere ancora tante emozioni, anche continuare in casa come stiamo continuando e magari chissà a febbraio festeggiare questa benedetta salvezza.